Come vi dirà qualunque esperto di fai da te, un falegname incapace dà la colpa ai propri attrezzi. E uno ancora peggiore dà la colpa ai chiodi, ma ora non ci sono più scuse. Che usiate un chiodo a testa piatta o svasata, vi siete mai chiesti come vengono prodotti milioni di questi piccoli oggetti resistenti? Quasi tutti i chiodi iniziano il proprio viaggio nello stesso modo. La maggior parte è fatta di acciaio al carbonio, che nasce sotto forma di filo d'acciaio. Arrotolato su un rullo, questo filo pesa più di 2000 kg. Il diametro del filo è di 6 mm, ma un processo di allungamento lo ridurrà. Il filo viene passato attraverso molti rulli e assottigliato gradualmente, poi viene arrotolato su un altro rullo. Una volta pieno, questo rullo contiene più di 23.000 metri di filo e pesa 1.136 kg. Il filo ora ha un diametro di 2,84 mm. Il filo viene tagliato in piccole barrette che vengono raccolte da questo elettromagnete e inserite in una macchina apposita. Ora arriva la fase importante. Le barrette vengono trasformate in chiodi da una lama che ne forma la punta. Questa macchina forma la testa del chiodo applicando una forte pressione all'estremità della barretta. Vengono prodotte 1.400 teste di chiodo al minuto. Il processo di manifattura dei chiodi è terminato. Ora devono essere imballati. Questi chiodi vengono venduti in rotoli di plastica. Si inseriscono 167 chiodi in ogni rotolo. La striscia di plastica ha dei dentini a cui si agganciano i chiodi. Per fare i chiodi ritorti a spirale serve una fase in più. La macchina mette le spirali nei chiodi per mezzo di questi cilindri e produce 1.200 chiodi al minuto. Poi i chiodi vengono riuniti in cartucce per essere usati nelle pistole per chiodi. Per non farli muovere, i chiodi vengono cosparsi con una resina che asciuga in 4 minuti. Questa è la pistola che usa le cartucce di chiodi. Quando si preme il grilletto, i chiodi vengono conficcati in un colpo solo. Qui si producono anche graffe. La pressa unisce 80 fili d'acciaio precedentemente allineati e affiancati. I fili vengono incollati ed escono dalla macchina in un'unica striscia. Le strisce di graffe vengono fatte entrare in questa macchina. Questa taglia le graffe alla lunghezza voluta e le piega con un solo colpo di questa pressa, che esercita 40 tonnellate di pressione. Le graffe vengono formate qui e sono pronte per l'imballaggio. Questa fabbrica produce ogni giorno 25 milioni di chiodi e graffe.